Amici del grande baseball, 19 ottobre 1986, Rimini, gara 7 della finale scudetto tra la Trevi e la Groe Grosseto. La prima volta che il titolo si assegna con una serie di finale. Grosseto in campo con Costa terza base, Mazzieri esterno centro, Stimac ricevitore, Cortese interbase, Mazzellucci prima base, Luongo esterno sinistro, Borghino designato, Piccioli esterno destro e Foschiani seconda base. E a Rimini con Vandi seconda base, Romano interbase, Carelli esterno destro, Malpeso esterno centro, Gambute ricevitore, Ceccaroli lanciatore, Capuozzo terza base, Vada esterno sinistro e Mulazzani prima base. Continuiamo con questa gara, la serie di recupero di partite del passato dell'Italian Baseball League, un lavoro lungo, ma che ci porta a vedere come venne assegnato per la prima volta il titolo in una serie di finale. Grande pubblico a Rimini in quest'autunno, grande pubblico anche e se non soprattutto per la presenza notevolissima di tifosi di Grosseto. Sono circa 3.000 i presenti e a volte sentirete in sottofondo il commento originale di Giancarlo Mangini, che non è stato mantenuto integralmente proprio per il fatto che non era nel materiale a nostra disposizione presente per tutto l'arco del filmato. La regia, vedete, indugia su un pubblico davvero delle grandi occasioni e se vogliamo anche assiepato in una maniera che oggi non sarebbe consentita, nel senso che la capienza degli stadi per motivi di sicurezza è stata negli ultimi anni ridotta notevolmente, e il battitore che ora guadagna la prima base è Mike Romano. L'interbase, il celebre Mike Romano. È un'epoca questa in cui le squadre sono formate quasi interamente da giocatori di scuola italiana, se si eccettuano un paio di stranieri per squadra, e Romano è uno dei superstiti dell'epoca degli oriundi della presidenza di Bruno Benek. Ce n'è un altro in campo ed è John Cortese, lo vedremo nel Grosseto. Ora la battuta c'è Beppe Carelli, un altro giocatore di grande, grandissima qualità. Le due squadre, come vi dicevo, sono sul 3-3 e la partita che ha preceduto questa è stato un incredibile 2-1 in 13 riprese, che ha permesso per l'appunto alla formazione del Rimini di pareggiare la serie nella sfida stellare di altissimo livello tra gli stranieri Olsen e Pagnozzi. In pedana di lancio per Grosseto c'è Luca Spadoni, non la prima scelta per la formazione maremmana, giocatore che si è segnalato nella massima serie con la maglia del Pesaro e che a Grosseto è andato a infoltire una colonia di giocatori provenienti da fuori Grosseto piuttosto folta. Vedete Mazzellucci col numero 44 e questo è Beppe Carelli. Palla d'effetto interna, l'arbitro capo di questa partita è il signor Gentilozzi, sulle basi abbiamo Parentini, Franceschetti e De Franceschi. Carelli alla battuta, ha già concesso una base bolla a Romano e in svantaggio anche su Carelli. C'è stata però l'eliminazione di Vandi in apertura di ripresa, quindi giochiamo con Romano in prima e un out. Vedete l'arbitro Gentilozzi che chiede time out. Craig Stimac, uno dei pochi giocatori che hanno esperienze di grande lega americana. Padoni lavora attentamente cercando di non dare palla ball ed è base anche per Carelli. Battitore molto pericoloso. Vedete Romano in seconda base e al suo fianco John Cortese, detto il Cobra. Gli arbitri sono 6 a che è l'altro giocatore di scuola americana ma di cittadinanza italiana che gioca nella formazione che gioca oggi in questa gara di finale e si prepara ad andare a battere Malpeso. Vedete al suo fianco Jim Mansilla, il coach del Rimini. David Malpeso, uno dei migliori battitori del campionato, autore di un fuoricampo alla 13ª ripresa contro Boscaroli in gara 6 che permette a Rimini di giocarsi un'altra chance. Prova a tenere sotto controllo in prima base
qualcosa come 530. Il corridore ogni due turni di battuta, Spadoni, che è ora in fissa nei playoff alle spalle di palla veloce alta interna, ma il peso è un uomo che in questa serie di finale batte addirittura oltre media 500, qualcosa di pauroso. Ricordiamo che si gioca con le mazze in alluminio, quindi naturalmente per i battitori c'è un certo vantaggio rispetto ai lanciatori. Se paragoniamo il tutto all'epoca in cui poi, dal 99 in poi, si giocherà con le mazze in legno. Spadoni, strike sul filo esterno, buon lancio questo. Ecco Carelli e dietro di lui l'arbitro Parentini. Della Serie A di baseball, dicevo, successo enorme questo best of seven, al meglio delle sette. Pronto in pedana Luca Spadoni, per la prima volta in Europa. Ma il peso battitore destro di potenza batte ora sulla palla d'effetto, gran numero di Costa, va per il doppio gioco ma non riesce. La formazione del Grosseto riesce comunque a ottenere un out fondamentale su, in seconda base su Carelli, avanza in terza Romano, salvo per scelta difesa in prima Malpeso, ma qui Costa ha letteralmente rubato una valida a Malpeso, una valida che avrebbe sbloccato molto probabilmente la situazione a favore del Rimini. Rivediamo la palla d'effetto, Malpeso colpisce bene, ma guardate Costa, tuffo e poi riesce a coordinarsi. Spadoni ora contro Elio Gambuti, che va sul primo lancio, una palla che si impenna. Mazzieri prende il volo e si chiude quindi senza danni per Grosseto il primo attacco del Rimini, un Grosseto che deve ringraziare il suo terza base Costa per questa grandissima giocata. Ancora vedete il punto di osservazione dello stadio dei Pirati quando Paolo Ceccaroli col numero 19 sale in pedana di lancio e affronta John Cortese, l'interbase del Grosseto, che ha già un conto di tre ball sul suo conto e arriva anche il quarto. Ceccaroli, giocatore classe 62, quindi 24 anni al momento della partita, è uno dei grandi protagonisti della brillantissima campagna della nazionale italiana al mondiale olandese. L'Italia ha lottato fino all'ultima partita per la medaglia di bronzo, poi ha subito una sconfitta con Porto Rico, ma esce con un record positivo, più vittorie che sconfitte, soprattutto avendo battuto i padroni di casa dell'Olanda. Intanto c'è la battuta, il batti e corri di Massellucci e Cortese guadagna la terza, doppio avanzamento. Buon lavoro qui di Beppe Massellucci, che è uno dei giocatori d'esperienza del Grosseto. Molto ben giocata qui dalla Groe, dicevo, l'Italia che ha battuto l'Olanda a domicilio durante il mondiale dopo che l'Europeo 85 si era chiuso con 5 vittorie olandesi nella serie di finale nei confronti dell'Italia. Qui alla battuta c'è Riccardo Luongo con il numero 24, è il difensore della posizione di esterno sinistro, può giocare anche catcher. Palla d'effetto di Ceccaroli, non si muove Gentilozzi e Ball. Osserva i segnali Luongo, vedete, del coach di terza base, a corridori agli angoli. La formazione del Grosseto non ci sono eliminati in questo secondo turno d'attacco. Palla bassa. Ovvio che i pitcher in questo momento della stagione sono evidentemente in riserva di energie. Hanno giocato un'intera stagione e un'intera serie di 7 partite per le quali non è ovviamente detto che le squadre fossero completamente organizzate. La prima volta, lo ripetiamo ancora, che nel baseball italiano uno scudetto si assegna con una serie di finale. Ecco Luongo. Luongo con Massellucci. Pronto alla battuta Luongo, Ceccaroli.
palla veloce interna per lo strike. Ecco, Cortese è sul cuscino di terza base e quindi è una situazione abbastanza complicata per la Trevi Rimini in maglia arancione. Palla alta e base ball anche per Luongo. Ora tutte le basi sono occupate nel secondo attacco del Grosseto e alla battuta si porta Dario Borghino, battitore designato, come Costa, il terza base che ha salvato con una grandissima giocata difensiva il Grosseto nel primo attacco del Rimini, proviene da Torino. Mansilla intanto va a parlare con Ceccaroli. Dario Borghino è un lanciatore convertito e gioca battitore designato per la sua abilità in battuta. Ceccaroli tiene la palla alta, vedete Ceccaroli, il segnale chiaro dell'arbitro Gentilozzi. Vedete dietro particolarmente carico il dugout della Groe e qui vedete il manager Vic Luciani. Ceccaroli, palla esterna, strike. Pompa le chiamate Gentilozzi. Ecco Dario Borghino. Per quello che riguarda l'altezza e la Vic Luciani che ha vinto lo scudetto con Bologna come giocatore, come allenatore e poi si è trasferito a Grosseto. La curva batte Borghino, non ci arriva Romano e può andare a segnare la formazione di Grosseto con Cortese. Poi c'è un pasticcio all'esterno sinistro e 2-0 per la formazione del Rimini. Pasticcio dell'esterno sinistro della formazione riminese, Lorenzo Vada che aiuta. Vedete Massellucci che viene accolto con grande esultanza, grande felicità nel dugout. Vedete i tifosi di Grosseto esplosi letteralmente. Alla battuta andrà ora l'esterno destro Piccioli, che è l'ottavo uomo del line-up. Dopo di lui c'è Foschiani, il seconda base, a chiudere questo turno del Grosseto, che aveva fin qui presentato solamente tre battitori in partita. C'era stato un errore dei Rimini, ma anche una battuta in doppio gioco. Ceccaroli, la curva gira vuoto, Piccioli. Paolo Ceccaroli, diciamo che come quotazione di pitcher il duello Ceccaroli-Spadoni sembrava favorevole al Rimini, ma l'inizio di partita dice altrimenti. Palla veloce per lo strike, buona la velocità di Ceccaroli. Bisogna dire la verità, l'episodio che avrebbe potuto permettere a Rimini di sbloccare la partita c'è stato, ma Costa è stato assolutamente impeccabile. Due strike su Piccioli che gira vuoto ed è strike out, primo successo personale per Ceccaroli, anche primo out di questa seconda ripresa d'attacco della Groe Grosseto. Imprevedibile questo Foschiani. Intanto la regia ci ha fatto rivedere la battuta valida di Dario Borghino sulla curva di Ceccaroli e poi il pasticcio di Vada vicino al guanto dell'eccezionale Mike Romano, che questa volta non ce l'ha fatta davvero, una palla. E poi il tiro di Vada ormai tardi per cercare di evitare la segnatura di Massellucci. E vedete il seconda base Marco Foschiani che si presenta nel box di battuta dopo aver osservato i segnali di Vic Luciani. Ceccaroli, c'è un pitch out. In questa situazione con Luongo in terza e Borghino in seconda, probabilmente temeva il Rimini una possibilità di squeeze. Difesa cortissima per Rimini, la vedete, ce l'ha battuta in foul ora. Rimini che sta giocando il tutto e per tutto per evitare di subire altri punti, ha avanzato gli interni, cosa non tanto usuale in una seconda ripresa di gioco, ma qui è una gara che, come dire, porta a pensare che ogni inning sia il nono, visto che è la settima partita di una serie di scudetto. Stagione 86, il Parma, campione d'Italia in carica, è uscito presto dalla contesa,
Rimini e Grosseto si giocano il titolo, c'è questa palla scucchiaiata, Gambuti prende il volo, Elio Gambuti per l'eliminazione numero 2, quindi Ceccaroli dopo aver subito la valida che è valsa i primi due punti, condita anche da un errore difensivo di Vada, ha ottenuto due out e ora sempre con Borghino in seconda e Luongo in terza si appresta ad affrontare proprio Gianmario Costa, l'uomo che ha letteralmente rubato un punto a Rimini con la sua grande giocata difensiva. Ecco pronto in pedana di lancio Ceccaroli, bolo esterno. Ceccaroli che non trova la zona, resta un po'. Costa è un giocatore molto quotato in difesa, non altrettanto in battuta, però occupa il posto di primo del lineup grossetano. Palla veloce, strike sul filo esterno 1-1. Torna fuori dal box di battuta il terza base del Grosseto. Eccolo pronto. Potenza fisica ma di grande velocità. Ceccaroli batte Costa, palla in foul e abbiamo quindi la situazione di due strike su Costa. Con un leggero ritardo nella mazza, la palla di Ceccaroli si sta veloce, raggiunge i 100. Sta osservando ancora una volta Costa che appare molto concentrato e si riporta nel box di battuta. Pronto Ceccaroli dalla posizione frontale. Palla lenta, vuole lo strikeout Gambuti, non lo concede l'arbitro. La chiamata abbastanza controversa questa del signor Gentilozzi. Rivediamo, guardate dove è posizionato Gambuti su questa palla lenta di Ceccaroli, centra esattamente il guanto del catcher. Abbastanza strana come chiamata, devo dire la verità. Tutto è andato nel migliore dei modi. Ecco Costa, il lancio di Ceccaroli, Costa batte valido e attenzione perché questa porta a casa Luongo, Vada ancora in difficoltà e segna ancora anche Borghino 4-0 e Costa dopo aver letteralmente rubato un punto a Rimini ne spinge a casa 2, quasi diciamo quasi evidente che gli episodi stanno girando a sfavore del Rimini, a favore del Grosseto, e ci sono state anche un paio di incertezze dell'esterno sinistro Vada e c'è quella chiamata dell'arbitro sul lancio numero 4 verso Costa che certamente farà discutere. Qui prova Ceccaroli con la palla veloce esattamente in mezzo al piatto, Costa non si fa pregare, valida netta, assolutamente indifendibile, qua si poteva obiettivamente fare meglio ma non so se avrebbe comunque evitato un punto. Marco Mazzieri. Ma la partita è tutta da vedere dato che la Treverini risponde di grandi battitori, sapete nel baseball 4-0 è un bel vantaggio indubbiamente. Ora la responsabilità va nelle mani della difesa del Grosseto sul cambio a vuoto Mazzieri. Mazzieri, una media di 209, vale di più l'azzurro che difende. Giocatore che anche gli ha fatto parte della nazionale per il mondiale, difensore della posizione di esterno centro con una linea di esterni completata da Manzini e Carelli, una linea di esterni veramente di livello internazionale. Ball. Sono tre le valide e due basi per volo. Ecco Marco Mazzieri, quattro punti fino a qui. C'è sul cuscino di prima Costa la battuta verso la terza base, c'è l'out in prima e si chiude questo lunghissimo secondo attacco del Grosseto con quattro punti, tre valide, due errori difensivi e veramente un break per il Grosseto. Le immagini passano ora al secondo attacco del Rimini, vedete Spadoni in pedane, vedete Ceccaroli alla battuta, Craig Stimach il catcher col numero 23 e come detto ora è tutto nelle mani dei lanciatori e della difesa del Grosseto e non inizia bene Spadoni, base ball, Ceccaroli in base, per il momento il Rimini è arrivato in base solo per ball, due ne ha concesse, le avete viste nel primo inning Spadoni, una
In questa apertura di seconda ripresa, ora la battuta si presenta il terza base Lino Capuozzo, giocatore di Novara. Ed ecco Spadoni in pedana di lancio. Capuozzo e Vada, arrivati come dire in blocco da Novara a Rimini. Sono due squadre queste che erano date per favorite a inizio stagione, anche perché sono un po' le squadre regine del mercato, le squadre che vanno a cercare giocatori anche su altre piazze. I Costa Borghino per la formazione del Grosseto e come avete visto i Capuozzo, i Vada per la formazione del Rimini, e due squadre anche che hanno stranieri di livello. Capuozzo qui è a vuoto, ha qualcosa da dire all'arbitro Gentilozzi, il quale Gentilozzi va a cercare qualcosa in tasca. Cartellino giallo, questa è un'abitudine durata poco nel baseball italiano, quella dei cartellini per ammonizioni ed espulsioni. Inquieto Capuozzo. Vediamo qui il lancio che ha scatenato la sua ira, una curva. Non so bene per cosa si lamentasse Capuozzo, intanto finisce al piatto Lino Capuozzo. Primo out sempre in prima Ceccaroli, che vedete indossare il giubbotto come ogni buon lanciatore, anche lui piuttosto inquieto. Ecco Ceccaroli vicino a Beppe Massellucci in prima, il veterano del Grosseto. Ed ecco alla battuta Lorenzo Vada, giocatore che abbiamo visto un po' in difficoltà in difesa la seconda ripresa d'attacco, quella dei quattro punti del Grosseto. Strike, il pubblico di Rimini, come ben sappiamo, non è tanto dalla parte degli arbitri, meno che mai adesso. Tocca duro qui, Vada, palla buona, no, faula, segnala l'arbitro. È sfortunato qui Vada, aveva colpito sicura battuta da due basi, se fosse caduta dentro le linee invece fuori di poco. Comunque il secondo strike con nessun ball, mentre vediamo Ceccaroli con sul giubbotto nero per mantenere caldo il braccio di lancio, però Spadoni rientrare sul sacchetto di prima base. Ecco Vada che Vada lo rientra nel box con due strikes. Luca Spadoni in batteria col solito grande Greg Stemak, pronto Vada, ecco Ceccaroli, giocatore americano della Groe. Prima base Massellucci, Foschiani in seconda, interbase Cortese. Il lancio di terza Spadoni base Gianmario Costa. Un ball e due strike. Quindi il tentativo di ingannare Vada, media battuta 200 nella regular strike season, una valida su 5 turni. Eccolo in questa battuta la sua media. Rimasto fuori Vada in queste giornate per infortunio. Duro, e ora Vada Mazzieri, batte lungo, si sposta verso la destra all'esterno centro. Mazzieri che cattura la palla per la seconda eliminazione. Finora non stanno ottenendo battute valide. Non ha ancora ottenuto valide la i riminesi, che dispongono comunque di un line up eccellente, Vada, anche di grande potenza. Vicino, e sembrano frenati dalle palle curve. A Malpeso al primo inning. E la battuta si porta Luigino Mulazzani, storico prima base della Trevi Rimini, incassa il ball, palla esterna. Ha giocato anche nella Scavolini Pesaro. Mulazzani con un corridore in base, Ceccaroli. Ceccaroli è sempre sul cuscino di primi, intanto aveva guadagnato la base, ma senza out, ma non è che il Rimini avesse molte possibilità di spremere gioco in quella situazione, visto e considerato che è sotto di 4 punti, deve andare per il beginning Rimini. Ecco Mulazzani. Vedete, indossa un sottomaglia abbastanza pesante, siamo al 19 di ottobre, quindi la temperatura certo non è caldissima. Intanto Ceccaroli è partito in rubata, lo vedete comparire sulla parte alta dello schermo e arrivare in seconda senza che ci sia gioco. Le medie sono state adottate ora anche da altri sport, ruba in seconda, quindi i dati statistici che Paolo subito Ceccaroli fanno vedere il valore. E Mulazzani sempre in battuta. Si piega Mulazzani, ma la palla è all'altezza giusta, strike.
Ecco, Ceccaroli comunque in posizione punto per Rimini. Del turno romagnolo, Mulazzani, 3 bolle e 1 strike. Ceccaroli in seconda base, Mulazzani, partitore estemporaneo. Il lancio a casa sul filo esterno, chiama lo strike Gentilozzi. Buon lancio questo, basso esterno, non facilissimo da incontrare per il battitore. Il forte attacco dei pirati. Ecco, Mulazzani, Spadoni, Mulazzani questa volta tocca in foul, un lancio praticamente identico. La regia di Stimac, che ha visto in difficoltà Mulazzani sulla palla bassa ed esterna ed è andato nuovamente lì, ed ecco Ceccaroli, il lanciatore partente del Rimini, che viene utilizzato anche al centro del line-up. Eccellente, uno dei migliori in Italia, devo dire. Eccolo Ceccaroli che prende, gira vuoto sulla palla alta, Mulazzani, strike out, due strike out di Spadoni. Avevamo detto palla in mano ai pitcher, alla difesa del Grosseto, e con Costa in terza e Spadoni che domina in pedana, le cose si stanno mettendo bene davvero per i Maremmani, che conducono 4-0. E al terzo inning Ceccaroli sempre in pedana, la formazione della Groe Grosseto si presenta con questa lunghissima battuta presa al volo dall'esterno centro. Era Cortese, quindi avevamo già una situazione di un eliminato e ora ne abbiamo due, e alla battuta si presenta Beppe Massellucci. Massellucci in questa partita ha una valida sull'unico turno fin qui effettuato, ha ottenuto tre valide tutte al secondo inning la Groe Grosseto. Ceccaroli a vuoto, Massellucci. Esce dal box di battuta il prima base del Grosseto. Che ora apre il dibattito con l'arbitro. Ceccaroli ancora dalla posizione frontale, palla di sottobraccio che vale lo strikeout, ma Massellucci non è per niente d'accordo, ma Gentilozzi chiama strike e quindi c'è un veloce terzo attacco del Grosseto. La situazione è sempre di 4-0 per i Maremmani. Gara comunque ancora davvero tutta da giocare, non è nemmeno stato completato un terzo di partita, e ora nel box di battuta per la Trevi di Rimini in questa terza ripresa si presenta Franco Vandi, che come dire è proprio identificato come l'uomo alla cima del lineup del Rimini, altro giocatore di prodotto dal settore giovanile della società presieduta da Rino Zangheri. E intanto c'è sempre Spadoni in pedana di lancio che ottiene il primo strike. 4 punti non sono un'infinità, ma è chiaro che se la formazione di Rimini non riesce a mettere un po' di pressione su Spadoni, le chance diventano sempre meno e il morale del lanciatore marchigiano del Grosseto tende a crescere. Due strike, qui avete visto la palla d'effetto che ha lasciato con la mazza in spalla Vandi, che ora accende uno swing ma non lo completa. Ball. Primo ball con due strike. Turno è quello iniziale, Vandi, Romano. Uomo in cima al line-up, Vandi al turno precedente è stato eliminato battendo sul pitch. Eccolo Franco Vandi, Spadoni, batte Vandi, palla sul seconda base, palla piuttosto veloce, ha tutto il tempo Foschiani, non è un gran tiro ma basta per l'out. Prima base Massellucci. E ora vedete, ha colpito abbastanza bene qui Vandi,
palla che arriva rapidamente al seconda base, ci pensa Foschiani che si avvicina, poi però il suo tiro è basso. Comunque Massellucci non ha problemi a uscire con questo out. Ecco Mike Romano. Volo il primo lancio. Il turno precedente, quando fu eliminato al piatto da Ceccaroli, Massellucci con tre lanci, un ball su Mike Romano. Romano, siamo nel interbase grosso. Lanciatore nei suoi Romagnolo, primi anni ormai quasi solo stabilmente Romano interbase, palla veloce per lo striker. Inocchiato vicino a lui il ricevitore Stimac. Eccolo Romano. Luca Spadoni in pedana di lancio. Baluardo insuperabile. Al momento sembra davvero avere la situazione sotto controllo. Spadoni manda vuoto qui a Romano. Secondo strike. Mike Romano, battitore di discreta potenza, malgrado il suo fisico non. Ecco, stima che il regista del Grosseto, il catcher. Romano pesa 70 kg circa, quindi un peso leggero. Spadoni sempre dalla posizione fissa, lavora senza uomini sulle basi, un out. Romano va a cercare una palla d'effetto, la batte sull'interbase Cortese, comoda assistenza in prima, il pubblico di Grosseto esplode ad ogni eliminazione. Tanto Stimac sulla parte bassa dello schermo ha dato l'impressione di incespicare mentre andava a coprire la prima base. Vedete la palla d'effetto, Romano la va a cercare, la spinge. Quando si fa questo quasi sempre si batte a terra. Rilascio sotto mano. Tiro di sicurezza, batte comunque di parecchi passi Mike Romano, che pure è piuttosto veloce, e alla battuta si porta Beppe Carelli, che al turno precedente aveva guadagnato la base ball. Spadoni non ha ancora concesso valide. Qui sembra di essere un po' a casa, data la folta. Pronto Carelli. Uno strike. Spadoni incassa lo strike, palla all'altezza delle ginocchia. In questo momento Spadoni sta lanciando dove vuole il suo catcher Stimac, di conseguenza per Rimini la cosa è abbastanza difficile, perché i battitori si trovano quasi costantemente in svantaggio. Carelli prova a fare un passo avanti nel box. Ecco Spadoni. Sempre in difficoltà, vedo già due strike. Ieri sera non era il meglio della forma. Batte ora Carelli profondo, ma è proprio sopra la testa di Mazzieri che raccoglie il volo. Terzo out, se n'è andato un terzo di gara. Groi Grosseto 4, Trevi Rimini 0, nella gara che assegna lo scudetto del 1986. E qui andiamo alla parte bassa della quarta ripresa. Vince per 4-0 la Groa, e alla battuta c'è Frank Malpeso, e a 0 su 1 ora, e guarda il strike in curva, incassa lo strike. Sta piazzando molto bene il David Malpeso, per la verità. Vedete il suo look più da lottatore di wrestling che da giocatore di baseball. 19 punti battuti a casa nei playoff. Piuttosto minaccioso, bisogna dire la verità. E Spadoni continua a macinare strike, la curva in netto ritardo Malpeso. Palla in foul, secondo strike. Sempre alla ricerca della prima valida contro Spadoni, la Trevi di Rimini. Vedete, tre valide a zero e due errori a zero. Errori non proprio decisivi, ma che comunque hanno aiutato la formazione di Grosseto a segnare probabilmente almeno un punto in più di quanto sarebbe riuscita a fare senza quegli errori. Malpeso. Palla veloce, Malpeso la guarda, strike out, si arrabbia l'americano. Lo ha sorpreso. Arriva Gambuti che prova a tranquillizzare il suo compagno. Non piace la chiamata Malpeso. Ma a me sembrava un lancio onestamente buono, però e ora ci sta anche che al momento ci sia qualche problema di nervosismo. Jim Mansilla va a allontanare dall'arbitro Gentilozzi Malpeso. C'è anche Gambuti, vedete, che è il prossimo ad entrare nel box, con il numero 13 di Casacca, che è arrivato dal box di terza base. Tutto è pronto per ricominciare. Se ne va Malpeso. Volto, espressioni tese per Rimini, che chiaramente dopo aver ripreso la serie per i capelli con il fuoricampo di Malpeso al 13° inning di gara 6,
371 la media. Non si aspettava di finire sotto nel punteggio nelle riprese iniziali. Palla veloce per il ball. Gambutti che scuote il capo. Eccolo Elio Gambutti. Incassa ora lo strike. Altro azzurro Gambutti. Ha diviso il ruolo di catcher con Roberto Bianchi. Bisogna dire, dando un grandissimo contributo sia in difesa che in battuta alla nazionale. Nazionale che parte con le carte in regola ovviamente per tornare campione d'Europa nell'87. Vedete Spadoni sempre in pedana di lancio, lavora con un vantaggio di 4-0 con due out e le basi vuote, con un out, pardon, e le basi vuote. Può anche permettersi di sfidare Gambutti. Qui la palla è alta, fa segno l'arbitro Gentilozzi. Ecco Gambutti, 3 ball e 1 strike. Certamente un conto favorevole in questo caso al battitore. Nella terza partita per un punto. Eccolo Elio Gambutti. Spadoni. Ora il lancio è una curva. Palla strike. L'arbitro si confonde un attimo, ha chiamato l'out. Vedete che Gambutti la butta a sorridere. E ora proteste ancora, arriva Jim Mansilla. Terza base, c'è la con l'arbitro. Mansilla che mette un po' di sale sulla minestra ancora. Il conto pieno, vi dicevo. Conto pieno, ma l'arbitro si è confuso, aveva chiamato lo strikeout. E questo ha scatenato più di quanto non fosse già pubblico e giocatori del Rimini. Vedete Stimac che sposta la difesa. Spadoni. Il lancio di Spadoni, batte Gambutti, palla che atterra davanti all'esterno destro, prima valida del Rimini. Dopo tre riprese e un terzo arriva la prima valida e dopo la base ball a Ceccaroli che aveva aperto il secondo inning aveva ottenuto 7 out consecutivi Spadoni prima di questa valida e di questi 3 al piatto, quindi un momento davvero buono per il lanciatore del Grosseto interrotto da questa valida di Elio Gambutti. Ecco Paolo Ceccaroli. Inferiore, vi dicevo, a quella della regular season, che è stata davvero altissima. Palla bassa ed esterna, Ceccaroli che segnala a Gambutti che la palla non ha superato il catcher. Vedete un po' di pubblico che gironzola nella zona dell'esterno. Dicevo Ceccaroli nel box. Palla d'effetto, ottimo effetto di Spadoni, tanto che Ceccaroli avete visto si è per un attimo scansato. Un ball e uno strike. Un tizio che aveva Gambutti ed ecco Paolo Ceccaroli. Una palla veloce, un altro stile di lancio. Ora si avvale invece di palle curve piazzate nella zona. Palla ball esterna. Due ball e uno strike. Ogni lanciatore ha una sua filosofia di lancio. Ecco Paolo Ceccaroli. Prende metri Gambutti dal cuscino di prima. Spadoni. Molto lontano dall'area dello strike ancora il giocatore del Rimini. Siamo con un eliminato e corridore in prima. Quindi è evidente che qui Spadoni cercherà di tenere la palla bassa per ottenere una battuta a terra che chiuderebbe facilmente l'inning. Grosseto ha una difesa molto sicura nella zona, diciamo, centro-sinistra del diamante. Palla strike intanto, quella verso la quale è più probabile che batta Ceccaroli, con Costa e Cortese. Ecco Ceccaroli. Il lancio di Spadoni, batte in foul Ceccaroli. Vanno profondi nel conto i giocatori del Rimini, cosa che è una buona abitudine per quel che riguarda una squadra in svantaggio, essere un po' più selettivi nel box di battuta. Ecco Ceccaroli. Ora Ceccaroli con il conto pieno di 3 ball, 2 strike. Spadoni. Spadoni in caricamento. C'era una richiesta di time out. Era tempo. L'arbitro aveva chiamato il tempo senza che peraltro Spadoni se ne accorgesse. Mentre stava andando. Ecco Ceccaroli che controlla la mazza. Gambutti in seconda base. Rientra
appunto, essendoci stata chiamata di tempo. Pronto il lanciatore del Rimini. Quindi azione annullata. Ed ecco Gambuti. Va verso la prima Spadoni, ma Sellucci difende, ma Gambuti non si era allontanato molto. Gambuti che si stava staccando. Eccolo, torna in pedana di lancio Spadoni. Batte Ceccaroli sul seconda base. Cortese gira il doppio gioco e lo ottiene tranquillamente. Doppia eliminazione che stronca ogni velleità del Rimini in questa quarta ripresa e mantiene il suo vantaggio di 4-0 la Groe Grosseto. Rivediamo. Vedete, palla bassa. Ceccaroli colpisce anche abbastanza duro, ma la palla è al seconda base. Foschiani a Cortese che gira molto bene il doppio gioco. Ceccaroli battuto di metri e due eliminati quindi in questa azione. Quinto attacco per la formazione di Grosseto che si presenta nel box di battuta e ha consentito al corridore con il nono uomo del lineup Foschiani. La prima base. Ora è il turno iniziale. Anzi, Foschiani è arrivato salvo in prima su errore della terza base, alla battuta ora c'è Costa che ha mostrato il bunt. L'errore del terza base, vale a dire Capuozzo, è il terzo errore commesso dalla formazione di Rimini in questa ripresa. Costa la battuta, c'è Ceccaroli in pedana, palla chiamata esterna da Gambuti, ball, lo vedete in prima base Foschiani, Mulazzani il numero 18, il prima base del Rimini, dietro l'arbitro Parentini di Genova. Avendo ottenuto una sola valida, pronto in fissa, esce dalla pedana Ceccaroli, sempre molto vicino al cuscino, sta mostrando di voler giocare per il bunt Grosseto che è in vantaggio e quindi può permettersi assolutamente di regalare un out per stare fuori dal doppio gioco. Ecco il bunt di Costa. Mulazzani ha un solo gioco in prima per Vandi che è andato a coprire, sacrificio quindi, e è in seconda base così Foschiani, e alla battuta si presenta ora il giocatore Mazzieri. Rivediamo sulla curva di Ceccaroli il bunt, un lancio peraltro che era rimasto anche alto, ed ecco Foschiani salvo per errore, il terzo errore commesso dal Rimini. Marco Mazzieri che al turno precedente è stato eliminato dal terza base, è a 0 su 2 in questa partita. Eliminato al piatto, è pronto con l'uomo in posizione punto Mazzieri e due basi per bordo. E Ceccaroli va in fissa sulle spalle. Palla esterna, ball 1-1. Un ball e uno strike. Poco riposo per Ceccaroli in questa serie con un eliminato. Marco Mazzieri e Foschiani, vedete, che cerca di prendere il massimo vantaggio primario. Batte Mazzieri, la valida all'esterno sinistro, Vada, il tiro di Vada corre a casa il Grosseto con una scelta assolutamente discutibile, con situazione di un out. È andata a casa con la palla in mano all'esterno ed è stato preso a casa base, out per l'eliminazione. Molto discutibile questa scelta nella corsa sulle basi. Vada, è vero, era stato fin qui incerto, lo manda Luciani, quindi è una scelta del coach, ma vedete, battuto in una maniera nettissima, lo aspetta un metro davanti al piatto Gambuti che gli blocca l'accesso a casa base e poi lo va a toccare per l'eliminazione. Base intenzionale qui a Stimac. Mazzieri naturalmente sul tiro a casa base è avanzato in seconda, Stimac tutto tranne che contento. 4-0 e la base intenzionale è data a, che senso ha, gli sta dicendo più o meno, per obbligare il gioco sul diamante. Ma il senso ce l'ha, evitare che Stimac faccia male il ricevitore ex al Rimini. Stimac, con trascorsi la situazione in prima serie americana è effettivamente di due out e in questo modo obbligando il gioco con Stimac in prima e Mazzieri in seconda, in caso di battuta a terra ha la possibilità di ottenere l'out su tre cuscini differenti il Rimini, e poi appunto toglie di mezzo Stimac, il che non è poco.
base intenzionale, e quindi Stimac in prima, andrà ad affrontare Cortese. Preferisce affrontare Cortese con gioco obbligato che non Stimac con la prima libera. È vero anche che in quella situazione Stimac poteva essere affrontato senza la base intenzionale, ma senza fargli vedere lanci buoni, giocandola ai limiti. Però la scelta è stata diversa da parte di Mansilla. Batte intanto Cortese sul primo lancio, palla che si impenna, sembra comoda per Beppe Carelli, che infatti la raccoglie con una mano sola, e quindi il pericolo sfuma dopo appena un lancio. Seconda metà della quinta ripresa, e alla battuta si presenta con Lino Capuozzo la formazione della Trevi Rimini. Ecco Luca Spadoni, che fino qui ha concesso solamente una valida. A vuoto Capuozzo, era conto già di due strike, finisce al piatto. Brutto turno per Lino Capuozzo. E primo fuori, quarto strikeout per Spadoni, e alla battuta va Lorenzo Vada, l'altro giocatore di Novara. Spadoni, palla veloce alta, un ball decisivo fin qui, il secondo attacco del Grosseto, ma devo dire che è stato abbastanza importante anche il primo attacco del Rimini, col gran numero di Costa in difesa, ed è proprio nelle difese che si vede una certa differenza. Tre errori Rimini e invece giocate importanti per Grosseto. Ball esterno, ecco Vada, eliminate rispettivamente dai riminesi, palla strike e dai maremmani per Spadoni, che a livello di controllo sta veramente funzionando molto molto bene. Pronto Spadoni, batte Vada, foul ball. Spadoni al quinto inning, naturalmente in questi casi non è che si faccia una gran programmazione di rotazione, nel senso che a ogni avvisaglia si va volentieri al bullpen, visto che per l'ultima gara della stagione sono poi disponibili tutti i giocatori, ma bisogna dire che fin qui Spadoni non ha dato nessun tipo di avvisaglia di essere in difficoltà. Ball esterno. Terzo ball, quindi conto pieno. Lorenzo Vada, conto pieno in questa partita 0 su 1, è solamente la sua seconda apparizione. Eccolo in battuta. Va a cercare questa palla molto esterna, foul ball. Vada in difficoltà i due novaresi, specie sulla palla curva. Ecco Spadoni che lavora la pallina, si prende una pausa sull'erba. Molto concentrato Spadoni, pitcher come detto che a livello di quotazione sulla carta era certamente meno quotato di Ceccaroli. Ora batte questa palla d'effetto in foul, palla che tocca la rete, no, è stata raccolta al volo senza che toccasse la rete, le telecamere non l'hanno colta, ma l'ha vista bene l'arbitro Gentilozzi, e abbiamo quindi il secondo fuori preso al volo da Stimac in zona di foul, e alla battuta si porta ora Luigino Mulazzani. Eccolo qui Mulazzani, strikeout nell'unico turno che lo ha visto in battuta fino qui. Strike il primo lancio, pronto dalla posizione frontale Spadoni, gira ancora ma tocca appena la palla, foul ball e due strike su Mulazzani. Sta veramente controllando la situazione da azzurro, quale era. Eccolo Mulazzani. Spadoni che nella regular season ha vinto diverse partite. Spadoni pronto al caricamento. E poi ha avuto delle incertezze. Palla esterna. Un ball e due strike. Siamo a un ball e due strike. Su prende parecchio tempo tra un lancio e l'altro Spadoni, d'altra parte è lui che dà il ritmo alla partita in questo frangente.
riescono veramente a... Un'azione ingobbito nel box, il lancio di Spadoni, strike, dice l'arbitro, perde la palla Stimac, che comunque ha tutto il tempo per completare l'eliminazione col quinto strikeout di Spadoni. Ancora nessun punto per Rimini, che fin qui ha battuto una sola valida, e Grosseto continua a condurre 4-0. Vedete che emergono già tra i tifosi del Grosseto i tricolori. E con le immagini siamo al sesto inning, che ha già visto la formazione di Grosseto segnare un punto, e ora c'è Foschiani che batte valido, la palla raccolta dagli esterni, vola e segna ancora la formazione di Grosseto. Borghino ha aperto con una valida, ha segnato sul doppio di Piccioli e un ennesimo errore difensivo di Vada. Poi Foschiani ha colpito questa valida che è diventata un doppio e ha portato a casa base anche lo stesso Piccioli. Quindi tre valide consecutive, e forse qui ha chiuso i conti Grosseto. Vedete la palla d'effetto di Ceccaroli che resta alta e Foschiani che batte duro. Arriva sulla palla Vada, poi assiste in seconda, ma non c'è più spazio per eliminare Foschiani. 6-0, e vedete il pubblico di Grosseto ormai in visibilio, e finisce qui la partita di Ceccaroli, direi. Malpeso. E in pedana di lancio dovrebbe salire proprio David Malpeso, che arriva dall'esterno centro, il che porta qualche cambiamento. Ceccaroli resta nella partita, va in prima base, entra Stefano Sartini, che batterà al posto di Luigino Mulazzani, ma va a spostarsi all'esterno centro. Quindi cambi interni nella sostanza e l'ingresso di Sartini. Malpeso in pedana di lancio, il primo battitore che affronta è Gianmario Costa con un ball. Non giocava col battitore designato il Rimini, quindi non cambia nella sostanza nulla. Ecco ancora Foschiani e Costa la battuta. David Malpeso ha giocato esterno centro, non è stato fortunato al primo inning, molto ben difesa la sua rimbalzante da Costa, poi in battuta per la verità non ha combinato granché. Ecco Malpeso, osserva casa base l'americano, palla in mezzo al piatto per lo strike. Si riposiziona in pedana Malpeso, Costa la battuta sempre a Foschiani in seconda, primo piano per il lanciatore del Rimini, batte Costa, palla che sembra destinata al foul ball, in effetti è tra il pubblico. Vedete inquadrato Foschiani. Malpeso batte Costa, buca la terza base, non difendeva la linea il giocatore del Rimini, ancora problemi per Vada all'esterno sinistro, e siamo 7-0 perché Foschiani arriva a casa base. Davvero è difficile a questo punto, sesto inning, che il titolo possa sfuggire alla Groe Grosseto. Avete visto con il numero 25 Lino Capuozzo, non difendeva la linea in questa situazione, cosa anche forse comprensibile visto che c'era già un vantaggio piuttosto ampio in una situazione di un inning iniziato con due rapidi out. Massellucci al volo e l'uomo dall'assistenza dell'Interbase, poi però continuato con tre valide consecutive, il singolo di Borghino, i doppi di Piccioli e Foschiani,
E dopo la sostituzione di Ceccaroli come al peso, un altro singolo da parte di Costa, quindi quattro valide per la formazione di Grosseto, che arriva a 8 in totale. E ora la battuta c'è Marco Mazzieri. Col gioco a casa base è riuscito Costa ad arrivare in seconda. Pensate che sono 5 gli errori difensivi della formazione del Rimini. Davvero una brutta partita da questo punto di vista per la squadra riminese, dei quali 3 dell'esterno sinistro. Difficile vincere una gara 7 di una serie commettendo 5 errori difensivi e non segnando nemmeno un punto, con una sola valida. Quindi Grosseto per il momento che sta dominando gara 7. Batte Mazzieri, palla in foul. Vedete Costa. Malpeso, mandato in pedana in una situazione, non dico disperata, ma comunque nella quale è ben difficile che Rimini possa rimontare, è comunque incaricato di mettere un freno a questo attacco del Grosseto. Per il momento mette al piatto Mazzieri, il secondo battitore da lui affrontato, e chiude l'inning. Quindi Ceccaroli, 5 riprese, 2 terzi, 2 strikeout, 4 base ball, di cui una intenzionale, 7 valide e 7 punti, dei quali 6 guadagnati. Sesto turno d'attacco anche per la Trevi di Rimini. Vandi, e intanto c'è sempre Spadoni sul monte di lancio per la formazione grossettana, lo vedete inquadrato. Luca Spadoni fin qui ha concesso 3 base ball, tutte nelle prime 2 riprese, 2 al primo e 1 al secondo, e una valida, nient'altro. Sono 5 gli strikeout per lui in 5 riprese, e ora affronta al sesto inning Franco Vandi, con questa palla d'effetto che viene giudicata bassa. Ecco Spadoni, palla alta. Vedete la zona dei tifosi di Grosseto con tanto di striscioni, direi, da stadio da calcio. Stadio di Rimini inaugurato col Mondiale 78. Non ha visto tante altre volte la folla di questa giornata d'ottobre. E comunque arriva la base ball per Vandi, che porta nel box Mike Romano. In questa partita l'interbase del Rimini è 0 su 1 più una base ball. Giocatore curiosamente nato in Inghilterra, cresciuto a New York, che ha alle spalle anche una vicenda abbastanza curiosa. Era arrivato con un cognome differente in Italia, Patrick Cardinali, e molti tifosi lo hanno perseguitato un po' per tutta la vita con questa storia. Romano prova a mettere un pochettino di interesse su questa partita facendo proseguire il sesto attacco del Rimini, che come vedete però è sotto 7-0. Strike, chiama Gentilozzi. Non male il modo di chiamare lo strike dell'arbitro capo di oggi. Vedete Vandi, non difende nemmeno sul cuscino Massellucci. Batte Romano, valida verso l'esterno destro, e arriva addirittura fino in terza Franco Vandi, che è veloce. La palla è rimasta in aria parecchio e Vandi ha battezzato che non sarebbe stata raccolta al volo la palla, e ha preso quel piccolo rischio che gli ha permesso poi di fare il doppio avanzamento. E vanno al monte di lancio i
tutti i giocatori del Grosseto per tenere la situazione sotto controllo, arriva anche Vic Luciani, il manager, a vedere in che condizioni è Spadoni. È solo la seconda valida concessa da Spadoni. Fra parentesi, una palla che non era proprio irresistibile, vedete Vandi che arriva in piedi addirittura in terza. E alla battuta si porta con 0 out e corridori agli angoli, Beppe Carelli. Quindi possibilità di creare un rally che magari potrebbe dare più interesse alla gara nell'ultimo terzo per la Trevia Rimini. Vedete Carelli in questa partita, una base ball e una eliminazione, quindi 0 su 1. Eccolo qui. È un uomo che può battere profondo, Carelli, e che al mondiale che abbiamo ripetutamente citato è stato il miglior battitore in assoluto, pensate. Miglior media battuta dell'intero mondiale per Carelli. È la prima volta che accade che un giocatore europeo si segnala a così alto livello in una competizione internazionale. Strike su Carelli. Per vedere di accrescere, diciamo, si accuccia e chiama il lancio di Spadoni che parte dalla fissa, batte Carelli, palla cortissima, eliminato, anzi però c'è, vedete, l'arbitro Parentini segnala foul ball. Ha annullato l'azione il... Onestamente non ho avuto l'impressione che fosse foul. Vic Luciani va a protestare con l'arbitro. Comunque è stato chiamato il foul, quindi torna a battere Beppe Carelli. Rivediamo. Sarebbe stato eliminato. Vediamo il lancio. Ecco la palla. Ma da qua è molto difficile dire se è la palla rimbalzata in campo o meno. Dicevo annullato il lancio e Carelli torna a battere. Sarebbe stato eliminato invece se la palla fosse stata buona. Corridori in terza e prima base, quindi, e Beppe Carelli ancora nel box di battuta. Vicino a me c'è il collega Sandro Cepullo. Non so, sinceramente è molto difficile. Sandro, vedete intanto Vandi che parla con l'arbitro De Franceschi unico, e vedete Luciani che è piuttosto disperato. Direi che la partita non è bisogna dire questo, che sia avrebbe comunque segnato un punto la formazione di Rimini, ma si sarebbe naturalmente tolto di torno un battitore molto pericoloso. Ora Carelli batte profondo in foul, comunque palla ben colpita come, diciamo, zona della mazza, ma non come tempo, ed è terminata in effetti in foul. Vedete Vandi che incita il proprio compagno di squadra. Siamo in una situazione nella quale a Rimini serve un mezzo miracolo per riaprire la partita. Più che altro serve un crollo di Spadoni, cosa che è abbastanza lontana come ipotesi, sinceramente. Non si poteva pretendere altro. Eccolo Spadoni, batte ora duro Carelli, la palla è vicina alla recinzione ma presa tranquillamente al volo. Diventa solo una volata di sacrificio. Roberto Piccioli ha tenuto questa volata di Carelli sotto controllo e ha completato l'eliminazione alla quale il Grosseto teneva molto. Certo c'è ancora una coppia non indifferente in battuta, Malpeso Gambuti, con corridori agli angoli e 0 out e la parte nobile del line up pronta a entrare nel box di battuta. Certo Rimini un pensierino a riaprire la gara l'ha fatto, per il momento ha segnato un punto, resta Romano in prima, c'è anche un eliminato e alla battuta si porta David Malpeso. 0 su 2 fino qui per lui, che dopo aver iniziato la gara da esterno centro si è spostato ora nella posizione di lanciatore. Uno strike, sempre in prima base Romano. Pronto Spadoni che va in posizione fissa, batte Malpeso, la palla è alta, deve avanzare Mazzieri che raccoglie il volo in piena sicurezza e ottiene il secondo out. E un altro grosso passo verso il titolo, che sarebbe il primo della sua storia per Grosseto. Vedete in prima base sempre Romano e la battuta si porta Elio Gambuti che prima
della Valida di Romano aveva ottenuto l'unico singolo di questa partita per la formazione di Rimini. Gambuti quindi 1-2. Pronto Gambuti. Partita per i romagnoli piuttosto triste. Palla strike. Ora siamo a primo strike sul battitore numero Spadoni. Elio Gambuti, autore di una valida su due turni. Vi dicevo, il Grosseto ha dimostrato una forza. Torna nel box di battuta Elio Gambuti e torna in pedana Luca Spadoni. Batte Gambuti, la palla si impenna, la difende però molto bene Piccioli e ottiene il terzo out. Romano era lanciatissimo verso la terza, ma è il terzo eliminato e si chiude con un solo punto e una valida del sesto attacco del Rimini. Vedete riepilogo della situazione e vantaggio di 7-1 della formazione della Groia Grosseto sulla Trevi di Rimini in questa gara 7 della serie di finale per il titolo. Sempre Malpeso in pedana. Siamo al settimo attacco per Grosseto. Sì, stiamo pure fermi. Craig Stimac la battuta. Eccolo inquadrato, palla interna, Stimac in questa partita 0-2 più una base intenzionale, ora viene colpito, restituisce lui stesso la palla a Malpeso. Ha giocato molto interno contro di lui Malpeso, ha finito col colpirlo e alla battuta si presenta ora John Cortese, detto il Cobra. Eccolo qua. Numero uno di maglia Cortese. Gira vuoto. Malpeso è un pitcher che usa molta malizia. Qui trova anche una chiamata abbastanza generosa dell'arbitro per lo strike. Vedete che Cortese è abbastanza inquieto la sua parte. Batte sull'interbase, va a Romano che fa tutto da solo e completa il doppio gioco senza l'aiuto dei compagni, doppio gioco difensivo indotto da Mike Romano. Palla ha superato il monte di lancio, Romano però l'ha letta molto bene, preferisce poi evitare di coinvolgere la seconda base nell'azione, ottiene comunque questa doppia eliminazione depositando la palla nel guanto di Ceccaroli. Ora c'è Beppe Massellucci con la situazione di due eliminati, però le basi vuote, sempre a 7-1 per Grosseto. Ball esterno. Veramente. Beppe Massellucci, una valida su tre turni fino qui. Vedete come gioca tutto nella zona interna del piatto, ma il peso un po' a differenza di quello che abbiamo visto degli altri pitcher di questa partita. Buona velocità. Base ball per Beppe Massellucci. Malpeso è entrato in pedana a rilevare Ceccaroli. Ha finora un colpito, una base ball, una valida e uno strikeout.
non è proprio un pitcher di ruolo, ma il peso ovviamente, ma ha dato il suo contributo. E in questa partita il divario certo non è stato scavato con lui in pedana. Ecco Ceccaroli, il lanciatore partente, che ora gioca prima base. Palla strike, Riccardo Luongo alla battuta. Ecco Massellucci. Gira vuoto Luongo. Un ball e due strike nei confronti dell'esterno sinistro del Grosseto. Palla bassa esterna, c'è la rubata di Massellucci, tiro impreciso di Gambuti. Massellucci va verso la terza. E da una base ball, una rubata, c'è l'ennesimo errore del Rimini, che è arrivato a quota 6 in questa partita. Secondo errore di Gambuti, tre ne ha commessi Vada, all'esterno sinistro uno Capuozzo, una prova in difesa veramente da dimenticare per la squadra di casa. Vedete Gambuti che ha assistito in ritardo, troppo alto, e Massellucci si è avveduto che la palla era andata oltre il difensore e non ha avuto davvero problemi a raggiungere la terza. Intanto arriva un altro ball su Luongo. Malpeso. Palla ball e base anche per Luongo. Ancora corridore agli angoli. Abbiamo però situazione di due eliminati grazie al doppio gioco confezionato da Romano. Quindi per segnare è necessario che il prossimo battitore, ovvero Dario Borghino, arrivi salvo. Va Mansilla a parlare con Malpeso, che sorride, ed ecco Dario Borghino. Prova a fintare verso la terza sperando di ingannare il corridore in prima. È possibile che, vedendo un tentativo di pick off verso la terza, il corridore si distragga, ma non è accaduto questa volta. Gira vuoto Borghino, giocatore che ha spinto a casa il primo punto della partita al secondo inning con il suo singolo. Gira ancora vuoto Borghino, il designato del Grosseto. Malpeso, palla bassa. Due strike, un ball su Dario Borghino. Ancora ball. Malpeso si prende qualche istante. C'è una battuta in foul. Il caricamento di Malpeso, gira vuoto Borghino, strikeout. Secondo successo personale per Malpeso e si chiude il settimo attacco del Grosseto senza punti. E facciamo un salto all'ottavo inning ora, sempre Malpeso in pedana, vedete. Nel suo settimo attacco Rimini non ha ottenuto nulla. Tre battitori, tre out, dei quali due al piatto, e Spadoni è arrivato a 7 strikeout. E ora nel box di battuta per la formazione del Grosseto c'è Roberto Piccioli, l'esterno destro. Malpeso
c'è una situazione di due strike su Piccioli e arriva ora il terzo che porta alla prima eliminazione, tre strike out per Malpeso. Gara che sembra incanalata verso una fine abbastanza veloce a questo momento della serata, anche perché, come detto, Spadoni continua a macinare strike, già 7 strike out, e con 2 soli attacchi a disposizione sembra abbastanza difficile che Rimini possa segnare 6 punti. Alla battuta Foschiani che incassa lo strike, dimmi, varia molto il ritmo della sua prestazione, cioè alterna lanci veloce a lanci più lenti. David Malpesi che parte ora col caricamento, c'è la rimbalzante da parte di Foschiani. Romano, buon lavoro di Romano all'interbase, secondo fuori, difensore di spessore Romano, molto atletico, dotato di un gran braccio. Lo stile di Malpeso non è propriamente molto, come dire, fluido, però riesce a far battere male qui gli avversari. Alla battuta torna Gianmario Costa, che fin qui ha 2 valide su 3 turni, ma anche nell'unico turno in cui non è riuscito a battere valido è arrivato salvo, quindi una percentuale di arrivi in base 1000. Tira anche delle curve. Ball, quando vedi quella mano veloce dopo la curva. Ecco, Costa la battuta. Incassa il terza base del Grosseto. Grande protagonista al di là del suo 2 su 3. Anche per aver impedito a Rimini di sbloccare la situazione al primo attacco con una grande giocata in terza. Batte Costa, palla che si impenna, corrono un po' tutti. Romano arriva, poi perde la palla, incredibile. Ha fatto una vera e propria crociera per arrivare sulla palla, l'ha persa. E mica gli puoi dare errore, assolutamente impietoso il classificatore. Era più palla di altri, ma è deciso che è un errore. Classificatore Nereo Miani, qui veramente. Ci vuole una certa perfidia a vedere un errore in questa azione. Vedete che l'errore si dice quando un giocatore non ottiene un out che sarebbe stato consentito con uno sforzo ordinario. Ora correre dalla posizione di interbase fino lì, ditemi se può essere uno sforzo ordinario. Diventa niente meno che il 7° errore della Rimini, ma qua è un errore che non c'è. Ora Costa mette quasi involontariamente la palla in gioco, Malpeso per Mulazzani, terzo out, comunque un errore che non influisce più di tanto, se non a livello statistico, sulla partita. Rivediamo qui, perché questo di Costa è quasi un check swing, finisce col mettere la palla in gioco, poi prova con la sua velocità, ma Malpeso è sulla palla abbastanza in anticipo e il suo braccio produce questo tiro per un out molto comodo. 2 sole opportunità per il Rimini in attacco, e la prima è questa all'ottava ripresa, Luca Spadoni in pedana. Alla battuta vediamo per la prima volta Stefano Sartini, che è entrato al posto di Mulazzani nel line up, ma si è schierato poi all'esterno centro. Spadoni ha concesso qualche base ball, ma indubbiamente la sua è una grande prova. Ora va in svantaggio nel conto nei confronti di Sartini. Ecco Luca Spadoni, 7 riprese, 7 strikeout fino qui, 2 valide, 4 basi ball, arriva ora la quinta. Ma siamo all'ottavo inning e la prova di Spadoni a questo punto potrebbe anche considerarsi conclusa. Va la battuta Vandi. Definitiva.
Eccolo inquadrato, Franco Vandi, primo lancio ball, Vandi, primo uomo del lineup riminese, è anche quello che ha segnato l'unico punto fin qui della Trevi, 0 su 2 comunque più una base ball. Ecco Sartini, palla alta su Vandi, ball, 2 ball a 0, stima che invita Spadoni alla calma. Sta completando un capolavoro Spadoni. Sto attento, sei in base. Che certo entrerebbe nella storia del baseball di Grosseto come il lanciatore vincente della gara che ha segnato il primo titolo alla squadra maremmana. Di una storia molto appassionata, ma relativamente recente ad alto livello. Se ne va Vandi, incassa lo strike. Il lancio di Spadoni, parte la rubata, stima che non ce la fa, chiede tempo, vedete Sartini che ha rubato la seconda, tiro non granché di Stimac su una curva, quindi meno tempo per l'esecuzione, ma in tutta onestà non è un bel tiro indipendentemente dalla possibilità che aveva di fare out. Ecco Vandi, Spadoni, palla esterna, dagliela, vedete inquadrato Sartini in seconda, base ball e poi ha rubato, in posizione fissa Luca Spadoni, batte in foul ancora Vandi. Grande affollamento veramente anche nella zona parterre dello stadio dei Pirati di Rimini. Vili, sta a vedere cosa succede avanti. Vedete che sta prendendo notevole tempo ancora una volta Luca Spadoni tra un lancio e l'altro. Non è che abbia poi tantissimo da temere, perché è vero c'è un corridore in seconda, ma c'è anche un vantaggio piuttosto robusto, 7-1. Va a vuoto qui Vandi, chiede prima lo swing, stima, poi pensa di andare a toccare il battitore e ottiene l'out, chiamato direttamente dall'arbitro capo che aveva quindi visto lo swing. La palla ha toccato terra, la regola appunto dice che se il catcher non ha pieno controllo della palla, e questo vuol dire anche se la palla rimbalza prima di arrivare nel suo guantone, è ritenuta un'azione in cui il corridore può teoricamente correre. Siamo nella seconda sul terzo strike. Sportivi, 7-1, comunque Grosseto che sente molto vicino. Lo la giochiamo con situazione prosegue con Sartini, a cui Luca Spadoni, che Romano alla battuta. Nelle ultime riprese ha concesso Sartini, vedete in seconda. Sartini è in seconda, ha preso uno strike out piuttosto brutto. Vandi era un quarto alla battuta. Mike Romano, seconda base riminese. Romano in questa partita 0 su 2, ma ha la volata di sacrificio, no pardon, 1 su 2 più una base ball, quindi una prestazione certamente convincente, soprattutto alla luce di una prova complessiva dell'attacco che ha battuto due valide soltanto. Spadoni, palla bassa, Romano, 3 ball e 1 strike nei confronti dell'interbase della Trevi di Rimini. Un rallentamento pronto nel controllo di Luca Spadoni alla battuta. Spadoni evidentemente un po' in riserva di energie, un calo come molti altri lanciatori peraltro. Va in fissa, un vantaggio di 7-1 l'atleta di Senigallia. Ball e base, la sesta base ball concessa da Spadoni in questa partita, due sulle valide ma sei base ball con 8 strikeout peraltro. Concesse in questa e credo che la partita di Spadoni finisca qui. In una situazione di vedete in base,
che spunta l'ombra di Vic Luciani e viene quindi sostituito così, Spadoni dopo questa prova eccellente, ripeto, 8 strikeout, 2 sulle valide, un punto anche se ha la responsabilità di Sartini che è in seconda, c'è Romano in prima e c'è Carelli alla battuta per il nuovo lanciatore Rolando Cretis. 0 su 1, anzi, perché uno ha una volata di sacrificio. Quindi uno Spadoni in calo, esce allora Spadoni alla sostituzione e va questo giocatore che è un neoacquisto del Grosseto. Grosseto vincendo per 4-0 nella stagione 85 si era segnalato con la maglia della Roma, viene toccato subito da Carelli che buca la prima base per una valida che porta a casa il secondo punto del Rimini con Sartini. Romano arriva fino in terza, doppio di Carelli, prima valida per lui, e comunque Carelli spinge a casa il secondo punto del Rimini e ha spinto a casa entrambi i punti, il primo con una volata di sacrificio al sesto e questo con questo doppio che è peraltro solo la terza valida ottenuta. Cretis inizia male lasciando questa palla all'altezza giusta per Beppe Carelli. Avete visto Parentini chiamare deciso e Carelli correre altrettanto deciso verso la seconda. Piccioli non può fare granché se non centrare l'uomo del taglio col suo tiro di ritorno e alla battuta si porta Malpeso. Qualche cosina ancora Rimini può costruire. Primo lancio veloce, ball di Rolando Cretis. Dicevo, nella stagione 85, primo anno di Serie A per Cretis con la Roma. Una vittoria per 1-0 contro Grosseto che si è immediatamente innamorato di questo giocatore che da quest'anno è appunto sulla rosa del Grosseto. Palla in foul, originario di Roma, Rolando Cretis. Primo strike con un ball per Malpeso, lo score dice stasera 0 su 3. Eccolo David Malpeso, ha iniziato esterno centro, ora sta addirittura lanciando, però in battuta non è andato granché bene, anche se il primo inning, lo abbiamo detto più volte, è stato battuto da una gran giocata difensiva di Gianmario Costa. Ora va a vuoto Malpeso, che ha deciso gara 6 con un fuoricampo, ma è appunto a 0 su 3 in questa partita. Rivediamo. Palla alta e si inganna, palla alta ed esterna, la veloce, se il pitcher ha una velocità rispettabile, un lancio molto molto difficile da inquadrare. E ancora preso sul tempo Malpeso che spinge addirittura l'arbitro. Malpeso, attacco di pazzia qui di Malpeso che viene espulso giustamente. E c'è un po' di confusione. Non si possono vedere davvero queste cose. Ha pensato di dire la sua. Comunque, lancio che sarebbe stato ball, ma Malpeso non può certamente dire di non aver cercato di colpire questa palla. Espulso Malpeso. Due out e alla battuta si porta Elio Gambuti. Vedete in seconda base sempre Carelli. Batte Gambuti, comoda presa al volo dei Longo e terzo al volo. Out, si chiude anche l'ottavo attacco del Rimini e noi con le immagini passiamo al nono con la formazione di Grosseto in battuta e naturalmente non c'è più Malpeso in pedana che è stato espulso, sì. Pruccoli, Malpeso due riprese, un terzo, tre strikeout, un colpito, due basi. Una valida, non so se questa è la sua Spadoni prestazione, so, sì. Ma brutta scena davvero. All right. Batte Stima che in foul, sì, con quelli lanciatore non di primo piano nello staff della Trevi Rimini. Ma naturalmente siamo in una situazione nella quale ormai per Rimini non è che ci siano molte alternative, anche perché Pagnozzi ha lanciato 12 inning solo ieri sera e in questo inning c'è già in prima Mazziera autore di una valida. Ora viene
sanzionato Mazzieri per il suo arrivo in seconda base. L'arbitro di seconda Franceschetti dà l'out per regola. Mazzieri, che aveva aperto con un singolo, la valida numero 9 del Grosseto, sulla battuta di Stimac arriva con una scivolata giudicata irregolare dall'arbitro Franceschetti, che quindi commina il doppio gioco difensivo. Rivediamo, Pruccoli, il numero 20, con questa palla d'effetto batte Stimac, vedete Mazzieri che scatta dalla prima, ecco Romano che assiste Avandi. Eh sì, scivolata nettamente a gamba alzata di Mazzieri, e giusta decisione di Franceschetti. È assolutamente irregolare fare quello che ha fatto Mazzieri, perché è normale che, vedete, l'arbitro Mima ha visto benissimo qui Franceschetti. È normale che il corridore cerchi di impedire il doppio gioco alla difesa, ma non può farlo in questo modo. Due out quindi. E alla battuta c'è John Cortese. Ecco Pruccoli. Non attacco del Grosseto che conduce 7-2 e fino qui ha dominato la partita. Batte verso la seconda base, Vandi ha tutto il tempo. Cortese il terzo out e resta solamente la parte bassa del nono inning a Rimini per tentare una rimonta che al momento appare disperata. Vedete, bellissimo colpo d'occhio qui dello stadio dei Pirati. E batte valido Ceccaroli in apertura del nono attacco del Rimini, che quindi inizia nella maniera migliore. Ottimo lavoro di Ceccaroli in battuta, ultimissimo ad arrendersi Paolo Ceccaroli. 7-2, però vedete dalla grafica il vantaggio. Cretis, che magari non ha fatto un ingresso in partita dei più brillanti, ha subito subito un doppio da Carelli per il secondo punto del Rimini, una valida in apertura anche di questa nona ripresa, però può lavorare con 5 punti di vantaggio. Questo è, non è poco come vantaggio psicologico, perché consente ad esempio in una situazione come questa contro Gilberto Polacchi di andare in vantaggio non temendo in maniera particolare nemmeno un fuoricampo, che porterebbe il punteggio solo sul 7-4. Secondo strike, Gilberto Polacchi è entrato al posto di Lino Capuozzo, che era finito due volte strikeout contro Spadoni, ed è a 0-1. Polacchi, giocatore di Macerata, che va a vuoto, strikeout sulla palla d'effetto di Cretis. Secondo strikeout per Cretis, che aveva messo al piatto anche Malpeso nella controversa azione in cui poi Malpeso, che ha spinto l'arbitro Gentilozzi, è stato espulso. Un gesto veramente brutto di Malpeso e che può essere pagato duramente dal giocatore, perché quando si passa via di fatto contro un arbitro le squalifiche non si contano in termini di giornate ma in termini di mesi. Gira vuoto intanto Angelo Rossi, altro new entry al posto di Vada. Vada chiuso a 0-2, Rossi a 0-1, finito al piatto contro Spadoni in questa partita. Angelo Rossi, giocatore di Codogno, lo scorso anno campione d'Italia con Parma e autore di una prestazione, non era un titolare ma autore di una prestazione strepitosa come lanciatore di rilievo in una gara chiave. Lo scorso campionato era giocato ancora con il girone unico, quindi senza playoff, in uno scontro diretto contro Bologna. Ora però Rossi va al piatto. Due strikeout consecutivi per Cretis, che ha subito, è vero, due valide, ma ha già ottenuto anche tre strikeout. Vedete, bella velocità qui di Rolando Cretis. E alla battuta si porta Stefano Sartini, l'uomo che è arrivato a casa base per il punto numero 2 della partita e ha ricevuto nel suo unico turno una base bolla. Mentre invece Spadoni Cretis, gli mancano tre strike, ecco il primo. Palla veloce esterna. Eccolo Sartini, è entrato a partita iniziata, siamo giocata esterno centro, palla alta, 1-1. Il numero 9 è Sartini, in battuta con un ball e uno strike.
A un out, Dolphina, a un out. Pronto, Rolando Cretis, gli mancano solo due strike per festeggiare il titolo. I cinghiali della Groe Grosseto. Palla veloce contro i pirati di Ball. Vi dicevo, hanno imposto a lungo andare il loro maggior. Non ha visto complesso. Nessuno swing l'arbitro di prima. Parentini, Cossartini che torna nel box di battuta. Tre derivi di maggiori forze individualità. Ma la Groe è ben salda dopo aver condotto in testa tutta la regular season. Ball. Ha avuto un calo nei playoff contro qualche squadra tipo BKV Milano, Nord Italia, Nettuno, eccetera. Certo, poi Grosseto sente il titolo molto molto vicino qui. Previ Rimini e ora esplode nella finalissima proprio in terra romagnola. Pronto Cretis. Palla esterna e base ball per Sartini, ancora vivo a Rimini. Avanza in seconda Ceccaroli. Però l'uomo che entra nel box di battuti in questo momento, vale a dire Franco Vandi, anche in caso di fuoricampo vale solo il 7-5, quindi è chiaro che la rimonta è ancora molto molto lontana. Cosa possa meritare ulteriori commenti. Ecco Vandi. Vandi in questa partita 0 su 3 più una base ball. Il primo lancio strike alle ginocchia. Poi dicevo la terza eliminazione, ma la partita era probabilmente già andata. Comunque nel baseball può succedere di tutto fino all'ultimo. Pronto Vandi. Dell'ultima Cretis. Ora Franco Vandi. Eccolo che osserva i segnali di Stimac. Va verso la prima, colto fuori clamorosamente Sartini e il terzo out arriva in prima base, non a casa base. Cretis con questo pick off chiude la partita e vincendo 7-2 la Groe Grosseto è campione d'Italia per la prima volta. Una partita nella quale Grosseto ha vinto davvero senza discussione. Rimini assolutamente deludente in difesa, 7 errori, anche se abbiamo detto noi stessi molto severo il giudizio su quello attribuito a Mike Romano. È indubbiamente una partita in cui la difesa è costata davvero cara alla formazione di casa. Ceccaroli non brillante come il suo rivale Spadoni, lanciatore vincente con 7 riprese e un terzo di grande spessore, 8 strikeout, 6 base ball ma appena 2 valide. È stata una stagione molto importante per il baseball italiano, con la nazionale brillante al mondiale e una finale che ha portato, vedete, negli stadi un pubblico straordinario. Ripeto, la Groe Grosseto è campione d'Italia per la prima volta alla fine della stagione 86. Luca Spadoni, vicino a me, lanciatore vincente in questo incontro che ha portato a Grosseto il primo scudetto nella storia della Maremma, il primo scudetto in assoluto di qualsiasi sport. Sei stato un po' imboscato in questi giorni, Luca, è vero? Sei stato tenuto in serbo per un'eventuale finalissima e hai risposto pienamente. Ma le situazioni di gioco non richiedevano il mio utilizzo e Vic Luciani ha pensato bene di tenermi in serbo per un'eventuale bella, come alla luce dei fatti c'è stata. Quindi è stata una scelta tattica, rischiosa se vogliamo, però che è stata efficiente. Tu sei andato benissimo nella stagione regolare, meno bene in altre partite di playoff. Diciamo però che sei esploso qui proprio contro una squadra di grandi battitori come quella dei Pirati Rimini. Bene, quale hai temuto di più? Ma secondo me il battitore più temibile in assoluto del Rimini in queste situazioni è Mike Romano, perché Mike Romano non demorde mai, cerca sempre di arrivare in prima in qualsiasi modo. Certamente Carelli e Malpeso sono fortissimi, ma in questa situazione, con questo clima infuocato, io il battitore che temo di più è Mike Romano. Luca Spadoni di Senigallia, da qualche anno a Grosseto. Io mi ricordo di te come un ragazzo che tirava fortissimo con un altro stile di lancio. Ora ti basi invece su curve, palle piazzate molto. Come mai hai cambiato stile? Quando giocavo a Pesaro cercavo di tirare il più forte possibile, senza curare troppo magari il collocamento dei lanci. Poi ho visto che questa tattica non rispondeva pienamente al gioco del baseball, perché è inutile tirare molto forte quando poi non si mette la palla nei posti giusti. Infatti molte volte perdevo la partita appunto per dei lanci sbagliati. Allora, quando sono arrivato a Grosseto, e questo è anche merito di Dixon, il nostro pitching coach dello scorso anno, ho cercato di cambiare il mio stile basandomi più sul controllo che sulla velocità. Vic Luciani ancora con gli occhi umidi per lo scudetto appena conquistato.
Il primo scudetto in assoluto per la Maremma Sportiva, di qualsiasi sport. Ma penso di sì. Comunque sono veramente soddisfatto, perché certamente questo credo che sia lo scudetto che è più difficile che ci sia stato in Italia, con la formula nuova dei playoff, in cui arrivare alla finale era già aver salvato una stagione. Credo però, senza nulla togliere agli avversari e senza peccare di modestia, che per tutto l'anno noi ci siamo meritati questo scudetto, e la prova sta che l'abbiamo vinto. Sono veramente felice, sia per la società, per il pubblico di Grosseto che è talmente tanto e passionale, sia per i miei giocatori, che c'è la gente, sono tanti anni che non hanno avuto mai, sino fino a questa sera, di aversi tolto la soddisfazione, assaporare la gioia di quello che vuol dire vincere uno scudetto. A Grosseto i ragazzini giocano a baseball per le strade, invece del pallone usano volentieri mazza e guanto, bianca pallina, un po' come nella tua terra d'origine. Tu sei d'Abruzzo come origine, no? Però sei un italo-venezuelano, è vero Vic? Sì. E anche nel Venezuela il baseball è sport molto popolare. Tu hai portato qui qualcosa anche della psicologia venezuelana, della psicologia sudamericana di questo gioco? Ma diciamo così, io ho sempre creduto in un baseball di grosso movimento. Credo che gli anni scorsi con la mia ex squadra di Bologna, sia con questa, abbiamo dimostrato che il baseball si può giocare anche rischiando, anche se talvolta non permettono determinate situazioni. Comunque, tornando al discorso della Maremma, credo che il baseball a Grosseto sia fondamentalmente un fatto sociale. Erano tanti anni che questa squadra lottava per lo scudetto, per vari motivi non era mai riuscita a portarlo, e comunque non fa altro che bene per il movimento del baseball, che va al di fuori di quello che è la regione dell'Emilia Romagna. Io credo che questi playoff hanno dimostrato la validità del nostro campionato, anche se diciamo così c'è ancora a lavorare molto, perché ci sono delle squadre che 5-6 squadre che possono lottare tranquillamente lo scudetto, e ci sono altre squadre che per vari motivi fanno un po' più difficoltà. Però io credo che l'aver vinto lo scudetto noi a Grosseto, noi della Groe, non fa altro che aprire le porte a quelle altre formazioni che con il tempo, con l'impegno, col lavoro e soprattutto con la voglia e il cuore si possono raggiungere.